Ciao ragazzi, benvenuti in questo 23 dicembre, che bello, soleggiato, una bella giornata estiva in questo 2020 senza problemi. Siamo qui per la recensione di Pronfilm su Netflix, un musical con Nicole Kidman, Meryl Streep, insomma tanta bella gente, e è un film su cui ho qualcosa da dire. Trattiamo in breve parla di questo gruppo di attori che dopo essere stati esclusi da un ultimo spettacolo perché sono stati criticati dai critici, decidono di riconquistare il pubblico con un gesto socialmente accettabile, socialmente utile, per cui supportano la causa di questa ragazza che in questo liceo viene esclusa dal ballo di fine anno, anzi il ballo viene rinviato perché vuole portare un compagno omosessuale al ballo. E quindi si ci lancia in questa lotta di sessi, incredibile. Il film è una palese schizzata d'occhio a quello che è tutto il politically correct e mi ha dato un po' fastidio perché trovo il film di una faciloneria da fa schifo. E questo mi dispiace perché gli attori coinvolti sono di livello. In realtà alla base della sceneggiatura c'è un'idea di critica anche alla star che vuole a ogni costo essere al centro dell'attenzione. Questo c'è. Però tutto viene soppiantato da uno stile Disney, da un'atmosfera melensa, queste canzoni che sono troppo allegre, troppo poco pungenti e non funzionano in nessun modo e questo dispiace perché il film in qualche modo vuole criticare qualcosa, ma non lo fa nel modo giusto, secondo me. Poi torniamo al solito discorso, intendiamoci, perché in America sicuramente si sente di più queste questioni, mentre noi in Italia no, va bene, però il film non riesce, secondo me, a uscire dalla patina di musical allegro, spensierato, con tematiche sociali. Sembra un high school musical con persone anziane che vogliono fare le persone giovani, con temi giovani. Quindi, secondo me, questo è un grave problema e si sente. Infatti, se parliamo degli attori coinvolti, Meryl Streep, Nicole Kidman e anche gli altri di cui non ricordo il nome, beh, il problema è che sono delle macchiette. Quindi, anche questo non aiuta la visione, non aiuta una introspezione del problema, quale la sessualità, perché è fondamentale. Se fino alla prima scena vediamo un affondo democristiano, che questa presentezza nera stranamente non è bianca, vuole vietare il ballo perché c'è questa coppia omosessuale di donne, allora tu capisci che sarà lo stereotipo della critica sociale e questo fa sempre male il cuore perché stai guardando un film Disney mascherato da grande film impegnato di sta cippa. Come dicevo, gli attori sono fintissimi in queste parti perché non solo sono insopportabili perché ci vengono presentati come arrivisti e che sfruttano questa tematica sociale come una sorta di critica mal riuscita a tutto il sistema della vanità e del narcisismo dell'attore, dell'uomo sociale essenzialmente, no? Ma in più abbiamo che sono delle macchiette e quindi non capiamo il valore di quello che stiamo guardando, non c'è un crescendo. Poi passiamo alle due ragazze coinvolte, anche loro macchiette, una bianca e una nera ovviamente, ci mancherebbe, con la figlia nera che è quella che è l'innamorata della nostra protagonista, che è la figlia della preside, ma guarda un po' per dare un po' di vivacità alla storia, bella merda. Il film passa abbastanza velocemente, ma perché è nullo, non dà nulla. Scusate il gioco di parole. È trash in molte parti. Balletti, questi salti, queste cose che non lo so, in un altro contesto sarebbero risultati interessanti. Queste scene nulle, senza valore simbolico, narrativo, è un po' difficile percepire anche i buoni messaggi che vuole proporre il film. Quindi, in tutto questo, non me la sento, neanche di fare una parte spoiler, perché finisce esattamente come state pensando, esatto, col ballo finale che si fa e loro che si baciano, la madre della ragazza nera è contenta, accetta tutto e nel ballo ci veniamo incontro e dai che ci vogliamo bene, siamo sotto Natale. Tiro le fila, un film che registicamente sufficiente, fotografia sufficiente, abiti sufficienti, canzoni sufficienti, tutto sufficiente, però non ti lascia nulla, quindi ciao. Scusate, piccola aggiunta, l'unica attrice credibile è Meryl Streep, ma perché è la più grande attrice mai esistita, probabilmente, una delle 10 migliori di tutta la storia del cinema. Il suo personaggio e la sceneggiatura è ridicolo, senza approfondimento. Quella che secondo me soffre di più è Nicole Kidman, giusto per chiarire.